Qui è vissuto un uomo che ha manifestato un volto d'angelo. Perché tanti venivano da lontanissimo, semplicemente per vederlo celebrare la messa? E molti nel suo volto, nella pace interiore, di un uomo che è stato anche segnato, potremmo dire, comunque dalle contrarietà, dalle sofferenze fisiche di tutti i generi, eppure quel suo volto d'angelo, quella sua pace del cuore, quanto hanno suscitato interesse, quanti hanno cambiato la loro vita. Padre Pio naturalmente non è l'unico, nella storia della Chiesa ce ne sono stati e ci saranno. Ecco, a noi quei segni ci fanno bene, soprattutto nei momenti in cui noi stessi percepiamo questa difficoltà, noi stessi percepiamo queste paure. E allora che il Signore ci dia infine a noi, a ciascuno di noi, anche segnati dai nostri peccati, dalle nostre infedeltà, ma nel momento della prova, nel momento della difficoltà, perché no? Anche a noi il Signore ci doni questa gioia, questa grande cosa bella, questo dono grande di manifestare agli altri un volto che non è semplicemente il riflesso dei nostri pensieri terreni che finiranno, ma che sia veramente il riflesso anche di quello che ci aspetta nel cielo. E noi, come uomini redenti che già sperimentano la risurrezione, possiamo già donare a questo mondo.